estate possono contare su freschi fiori di campo ed erbe aromatiche. In inverno invece c'è il pregiato fieno. Le mucche da latte si nutrono esclusivamente della miglior qualità che la natura altoatesina può donare e questo lo si può assaporare ad ogni sorso di latte e ad ogni cucchiaio di yogurt. È il fortissimo legame con il territorio a rendere i prodotti della cooperativa Latteria Vipiteno un'esperienza di gusto unica da decenni. La Latteria Vipiteno è stata fondata nel 1884, inizialmente si producevano anche formaggi, però dagli anni 70 ci siamo specializzati alla produzione dello yogurt Vipiteno, che si conosce in tutta l'Italia e che ci ha permesso di avere un gran successo sul mercato. Per quanto riguarda lo yogurt, quello marchiato Latteria Vipiteno è il prodotto di maggior successo dell'Alto Adige. Ogni giorno vengono prodotti 1,5 milioni di vasetti. In tutto il mondo si assapora questa delizia nei diversi gusti e formati. Questo successo la cooperativa Latteria Vipiteno lo deve da un lato alla natura, dall'altro al costante sviluppo e controllo della qualità. Siamo stati fortunati di aver trovato inizialmente subito un buon venditore che per tanti anni, per più di 30 anni, faceva direttore vendite sul mercato. Però anche in azienda abbiamo la fortuna di avere tanti collaboratori per decenni e naturalmente una buona qualità. La qualità è quello che ti apre un mercato, che ti permette a sopravvivere e a vendere a lungo andare un prodotto con successo. La costante innovazione è evidente in prodotti come lo yogurt biologico, che viene prodotto a Vipiteno già da 12 anni. E all'epoca non si trattò di seguire una moda, ma fu una decisione deliberata e voluta fortemente dal caseificio. Nuovo è invece lo yogurt prodotto con il 100% di latte fieno altoatesino, particolarmente gustoso e con un involucro amico dell'ambiente. Per esempio abbiamo lanciato anche un nuovo packaging che è molto importante, il vetro, che si sposa molto bene col biologico, e negli ultimi anni abbiamo anche convertito alcune stalle sul latte da fieno, sia sul biologico come anche nel convenzionale. E poi ovviamente bisogna seguire un po' i trend di mercato e vedere cosa è richiesto, cosa sono anche le richieste del consumatore e dei nostri grandi clienti. Circa 600 soci dell'Alta Val di Sarco e il vicino Brennero consegnano ogni giorno il latte fresco. Il maso più lontano è situato a 30 km di distanza dalla latteria e questo permette di garantire la massima freschezza del latte e la massima qualità. Per mantenere la qualità bisogna avere ovviamente un buon latte dai nostri soci, nel frattempo abbiamo 600 soci, bisogna avere dei buoni collaboratori in casa, bisogna avere anche un po' di fortuna di non trovare dei problemi nella produzione o anche della materia prima, e di fare una vendita continuativa sul mercato e di essere onesti, di vendere una cosa buona, però anche un rapporto di prezzo-qualità giusto. I contadini e la loro passione per gli animali e la natura sono il cuore dello yogurt marchiato Vipiteno. La materia prima gioca un ruolo fondamentale. Solo con un buon latte si può realizzare un buon prodotto. I contadini di montagna hanno investito al 100% sul latte fieno e ciò garantisce numerosi vantaggi. Da un anno a questa parte abbiamo capito che in questo modo le mucche sono più sane e questa per noi è la cosa più importante. In termini monetari mangiano un po' di più e danno un po' meno latte, ma sono più sane. Idee innovative e decisioni coraggiose hanno permesso alla cooperativa Latteria Vipiteno di essere quello che è oggi, uno dei principali produttori di yogurt del mercato italiano.